Buongiorno e rieccoci insieme per un nuovo. Dillo tu, Enea. Rieccoci. Allora, sì. Cos'è, che paura, Enea? L'ho spaventata. Sì, ho il maglione, non è un maglione, è una giacchetta così di filo, anche io ce l'ho così, qua le tasche, Sì, qua ci sono i sistemiamo le soldini. tasche, ne hai i Sì. soldini nelle tasche? No. No. Sì, ma io non sono Daniele. Io non sono papà. Amici. Amici, allora. Stavo vestiti così perché ve l'ho detto, qui quest'estate non è mai arrivata, siamo al 5 agosto, 6 agosto, non 5-6, però fa freddo, fa freschetto. E quindi questo passa il convento quest'estate e noi ci prendiamo l'estate così com'è. Ora, noi fra un pochino usciamo perché andiamo a vedere per un passeggino nuovo per Giulia, uno di quei passeggini, diciamo, dai 6 mesi in poi, quando quindi iniziano a stare seduti. In realtà, ovviamente, noi ce l'avremmo, che è quello di Enea, solo che già con Enea, abbiamo odiato quel passeggino, però ce lo siamo tenuti. Poi l'abbiamo utilizzato con sacrificio anche per Mirko, con Giulia no. Cioè, basta, l'abbiamo già dato, l'abbiamo sfruttato, quindi vediamo di prenderne uno più comodo e più pratico. Quindi andiamo a farci questo giretto. Siamo tutti quanti già pronti, eccetto mio marito, perché si sa, no? Dicono che sono le donne a far attendere, ma non è vero niente. Quindi adesso ne approfitto perché ho lavato le lenzuola e le vado a stendere fuori, perché non mi piace come vengono nell'asciugatrice, ci impiegano molto più tempo e poi mi fa talmente un cordone tutto stretto, che le lenzuola sono, completamente da stirare. Io già non stiro il giusto, non esiste che mi metta a stirare le lenzuola, quindi le metto qui allo stendino, però penso che, metto lo stendino dentro perché c'è il cielo, praticamente nero, quindi non so, se verrà a piovere, cosa molto probabile. Ci sono al momento 17 gradi, stanotte, ho dormito con faceva freddo, ho messo la felpa per dormire. So che in Italia ci sono 40 gradi, incendi, non lo so, quest'anno l'estate qui va così, però uguale, cioè non fa niente, meglio star freschi e non cotti. Comunque, faccio vedere una cosa, lì c'è un nuovo acquisto per Giulia, è tipo un tappeto, è di quelli gommati come per fare yoga, però è pensato per i neonati, perché ovviamente adesso è in quell'età dove è importante che stia a terra, così va a rinforzare i muscoli del collo, tutte queste cosine qui. Ha iniziato a girarsi e in più le abbiamo preso uno specchio, uno specchietto. Spostati, amore, un attimo, ecco, così lei si guarda. È vero? È tappeto rosa, ecco. Abbiamo preso questo qua, faccio vedere. Abbiamo preso questo, che ovviamente sono quei finti specchi. Quindi io adesso vado a fare queste cose, vado a stendere quindi le lenzuola e poi ci prepariamo per uscire. Venite in nostra compagnia a vedere questo passeggino. E, tra l'altro, so che con il video dell'arrivo dei miei praticamente ho fatto piangere mezza YouTube, tipo, non lo so, il sabato sera con Maria De Filippi d'inverno. Lacrime a fiumi, però nel frattempo che noi ci prepariamo e poi andiamo qui in giro per queste cose qua, vi lascio uno spezzone dei giorni con mia suocera e mia cognata qui e niente, ce n'è più strappalacrime, è più una cosa così per ricordo, anche perché so che mia suocera e mia cognata i video li guardano, così sono sicura che farà anche piacere questa cosa.
Quindi vi lascio così a questo paio di minuti di questi 4 giorni insieme. Sono stati molto belli, ci siamo divertiti, facevamo le 3 del mattino sul divano a chiacchierare, a mangiare popcorn con mia suocera, mia cognata. Sono state veramente belle giornate. Che ovviamente sono passate un po' troppo veloce come tutte le cose. Comunque, niente, vado perché è tardi, quindi non mi perdo più in chiacchiere. Vi lascio così a queste piccole clip e noi ci vediamo dopo. Andiamo a prendere la mamma? Andiamo. Sto arrivando! È uscito il sole, chi l'ha uscito? Sei tu, io. Sono uscito io, finale era buio perché parlavi solo Apposta tu. che non si capisce. Finale era buio perché parlavi solo tu, adesso. E adesso è uscito il sole, no? Chi l'ha uscito sei tu. No, è bene, sono in doppio io. Allora, noi siamo arrivati. Il Hop, hop, hop. negozio è qui di fronte. E ne approfitto prima di entrare per rispondere a una domanda che so che sicuramente poi. E mi farete nei commenti, quindi vi anticipo. Quindi la risposta è sì, basta, non dire quella è la domanda, chi la voglia fare la No, capisce, no, la scherzi, risposta no, è sì. dai, scherzi a parte, in merito al discorso in Italia del Green Pass, qui com'è, come non è, per il momento, grazie a Dio, non c'è nessun Green Pass, non c'è nessun obbligo, quindi. Niente, c'è solo il discorso della mascherina, quindi è tutto su base volontaria e pertanto noi proprio per questo ne approfittiamo per fare un pochettino giri nel negozio, perché tanto qui, come si dice, quello che fa la mano destra non lo sa la mano sinistra, quindi le cose cambiano, possono cambiare da un giorno all'altro. Quindi questo, noi adesso entriamo, diamo un'occhiata. E poi basta. Enea subito ha detto andiamo a prendere le pommes. No, niente pommes. Oggi Non non esiste. prendiamo le pommes. Mirko è messo qui, aspettate, ve lo faccio vedere che ancora non l'avete visto proprio. Ha dormito, quindi è un pochettino. Ciao! Vuoi salutare? Come no? Come no? Dici ciao amici! E dai, saluta, dici ciao amici, bentornati! Bentornati. Lo vuoi dire bentornati? No, non lo vuole dire. Va bene.
tieni qua. Allora, noi andiamo. E l'hai già detto, l'hai già detto. Comunque, oggi è uscito il video del compleanno di Enea. Ti stanno facendo un sacco di auguri. State scrivendo tantissimi messaggi, quindi in diretta. Per me è in diretta che li sto leggendo. Ti diciamo grazie. Grazie. Enea, grazie. Per tutti i messaggi belli che ti stanno mandando del compleanno. Grazie ragazzi. A prossimo. A dopo, ciao. Siamo rientrati. Non abbiamo trovato il passeggino perché quello che avevamo visto noi online, il negozio non lo avevano, ne avevano di altri tipi, però non ci hanno convinto, quindi tanto non è una cosa che ci serve a breve, quindi poi faremo altri giri. Sulla strada c'era Primark e abbiamo deciso di fermarci così da approfittarne per vedere se c'era qualcosa per l'autunno per i bambini, visto che non si sa come andrà a finire, quindi vediamo un pochettino di riuscire ad anticiparci su qualcosa. È solo che i negozi ancora non sono con cose per l'autunno, ecco, hanno qualcosina, quindi un po' abbiamo comprato. Per lo più ho preso le canottiere nuove bambini, le calze, e ho comprato le mutandine sia da Nea anche a Mirko, perché vediamo, a giorni inizierò lo spannolinamento di Mirko, anche se è già abbastanza pronto, quindi non dovrebbero esserci grandi difficoltà, speriamo. Con Enea è andata abbastanza bene, ma penso che anche Mirko, perché già col fatto che imita spesso ad Enea, quindi direi che dovrà andare abbastanza serena. E quindi questo, non è che ho preso chissà che cosa, magari due cosine ve le faccio vedere, soprattutto perché ho preso una cosina Giulia, niente, si sa che le bimbe e le cose vanno meglio. E basta, così poi prepariamo la cena. Stasera ci facciamo, noi grandi, ci facciamo un bel panino qua con questi, sono i cordon bleu, e li metto 10 minuti nella friggitrice ad aria e quindi li fa lui, perché io faccio panini, io però taglio, preparo il melone, ho comprato, sono più buoni, sì, non li sai fare bene. Io invece mi dedico a tagliare questo, ho comprato il melone Cantalupe, e quindi niente, e basta, qui c'è Giulia, fatti vedere, eccoti, ciao, saluti, al prossimo, ti guardi, al prossimo video, Giulia, ecco, come si dice, figlie femmine, cose diverse, a differenza di Enè e Mirko, che praticamente sono stati, li ho allattati in maniera esclusiva per, ecco, salute, li ho allattati in maniera esclusiva per 15 mesi e con Giulia sto facendo allattamento misto, quindi questa cosa un po' mi è dispiaciuta un pochino, perché voi però siete tutte quante che avete già storie da piccole, invece i maschi c'è tranquilli, vi adeguate, e quindi questo un attimino ho dovuto un po' fare, dai, non fa niente. Vabbè, comunque niente, vediamo se vi trovo questa cosina che ho preso a Giulia, così poi facciamo i panini e ci salutiamo. Mi sa che non c'è una bella luce qui, però niente, si è fatto sera, non so dove mettermi, quindi un attimino, l'unico momento calmo è stare di qua, visto che loro sono tutti di là, così vi faccio vedere giusto queste due cosine. Vabbè, ho preso questo, che non c'entra con Prime, ma che era in quel negozio dei passeggini, che è questa box con il coperchio per tenere i giochini di Giulia di là in soggiorno, dove vi ho fatto vedere con il tappeto, così la sera butto tutto lì, perché tra sonaglini, pallini, specchi, specchietti, almeno metto qui è carino anche da vedere. E poi per la culla, perché adesso la stiamo mettendo nella culla sera a dormire, anche se con il riduttore ancora, e le ho preso però questo qua, il paracolpi per la spondina, e c'era soltanto questo, gli altri erano tutti o bianchi o blu, quindi era l'unico un pochettino più carino, ed è praticamente così, in questo modo è fatto, ed ha due fantasie,
Questa qua è tutta fiorata, oppure tipo fiorata, oppure è semplicemente in rosa, rosa molto chiaro, sembra un bianco. E poi, ecco, come vi ho detto qui, c'è la parte di Primark, c'è questa qua di Primark, però appunto, mutandine, cose che non vi faccio vedere. C'è anche un pacchetto di AliExpress che ho fatto un ordine. Forse da 2 anni che non ne faccio uno, credo che mi sono arrivati tutti i pacchetti, sono 5-6, poi li apriamo insieme nel prossimo video. Comunque, Giulia, niente, in realtà c'era davvero pochissimo, a parte così dei leggings per alla fine 4,50. C'era anche questo pagato 6 euro scontato, è un vestitino a manica corta però. È spesso come tessuto, quindi siccome ho dei golfini sia bianchi che rosa, si possono abbinare. Mi è piaciuto e vabbè, l'ho preso. Poi, sempre in tema golfino, a 4 euro questo qui. Io adoro, è sporco, sì, vabbè, tanto va lavato. A me piace tantissimo nelle bimbe, soprattutto abbinato con il color jeans e il giallo senape. Quindi le ho preso questo qua, ce n'erano altri, ma non alla fine ho preso questo. Ho preso questo cappellino, adesso io lo vado a provare. 3 euro, forse era l'unica cosa invernale che c'era. 3 euro, ho preso questo. Un bel po' di bavaglini, oltre al numero, perché ce ne sono 5, sono a parte col dietro plastificato così, vari rigurgiti, adesso che ci saranno per i dentini, almeno non si bagna il sotto, ma poi sono belli, ce ne sono tantissimi, questi sono con i gatti e il prezzo è ottimo perché vengono 4 euro, quindi ho preso questi. Questi qua sono un po' più grandi, pensando anche per poi quando sarà dopo settembre, per lo svezzamento, nonostante ne ho fatti due, lancia dello svezzamento, una cosa, vabbè. E poi questi, i classici che sono in spugna. Ma la cosa bella, vabbè, queste sono le cose dei maschietti. Questi qua, bella questa felpina. Questa è pagata 8 euro. Sapete, ma Primark ha i prezzi abbastanza. Ma la cosa bella di Giulia non è qui, ma in un'altra busta, quindi aspettate che la vado a prendere. Ecco, mi sono arrivata. Allora, la cosa più bella di Giulia è una delle cose più inutili che si possono comprare per una neonata, ovvero le scarpe. Però niente, io non vedo l'ora già di comprarle le scarpe in vernice nera. Cioè, vabbè. Comunque, ho preso queste, sono in rosa. Niente, mi rendo conto che sono in una luce proprio di bip. Tra l'altro il telefono adesso è anche abbastanza vecchiotto, quindi sarà uno dei miei prossimi futuri acquisti, perché questo telefono c'ha già quasi 3 anni, quindi di strada ne ha fatto pure lui. Comunque, le ho preso queste, pagate 5 euro. Comunque, adesso vado a metterle il cappellino e devo fare i cordon bleu. Sono le 8:30, devo andare a fare i cordon bleu. A dopo. Eccola! Togli la manina Ecco, e ti vedere! la nostra stellina di Natale, ecco. A È nostro. posto! No, No, aspetta, no, aspetta! e dai. Mamma mia, ho detto una cosa bella, non ho detto una cosa Hai brutta. visto? Solo a me mi deve tirare i capelli, scusa. Perché? Perché dai, togli queste Sei come tua manine. mamma. Sei come tua mamma. Eccoti, Andiamo, bellissima c'è, c'è, sei. c'è. Come proprio bella bella. Niente, qui continua mani. Va bene, signore e signori, è giunta l'ora dei saluti, quindi con il mio Enea qui. Mirko, vieni, vieni pure tu, vieni. Dai, vieni, vieni a salutare. Noi ci vediamo. Guarda che disgraziata qua. Allora, noi ci vediamo al prossimo.